mancano poche ore alla chiusura della sessione estiva del calciomercato, questa sera alle mezzanotte. Gli ultimi minuti saranno seguiti in diretta dal nostro Massimo Profeta con uno speciale su tutti gli aggiornamenti, ma intanto chissà se è possibile già avere qualche anticipazione, Massimo. Ma intanto possiamo dire buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto, che è quasi fatta per Luca Valzania, per il ritorno di questo giocatore che ha già indossato la maglia del Pescara, come dicevamo anche ieri, nella stagione 2017-18, 34 presenze e 5 gol. La Cremonese, lui è uscita dalla Cremonese, è una mezzala a tutto campo, un classe 96, insomma anche una discreta esperienza, giocato in Serie A, nel Frosinone, insomma ha avuto sicuramente una carriera importante alle spalle, anche un infortunio però, storia della SPAL di due stagioni or sono, lo scorso anno 6 mesi in prestito ad Ascoli in Serie B. La Cremonese parteciperà in modo significativo all'ingaggio di questo giocatore, che prende una cifra considerevole, circa 280.000 euro netti per la prossima stagione. Io ho parlato anche con la DS della Cremonese, Simone Giacchetta, mi ha detto ci siamo, è quasi fatta per il ritorno appunto di Valzania alla Pescara. Nel pomeriggio dovremmo avere il crisma dell'ufficialità, la chiusura a mezzanotte, come hai già ricordato, lo speciale a partire dalle 23:30 in studio. Le altre notizie, la prima punta, no? Tutti si aspettano, i tifosi del Pescara, l'arrivo di una punta, di un cannoniere che abbia nel suo DNA insomma una cifra importante in termini di gol. C'è questa trattativa con l'Avellino, o meglio l'Avellino non ha ancora trovato la quadra per la risoluzione del rapporto con Michele Marconi, che non è più giovanissimo, 35 anni, soltanto 7 gol nelle ultime due stagioni nell'Avellino. Le interlocuzioni continuano, l'Avellino offre 180.000 euro al giocatore attraverso il suo procuratore Filippo Grimaldi, il giocatore chiede 260.000 euro, prende 320.000 euro netti per ancora un altro anno di contratto nell'Avellino, quindi insomma la situazione è ancora da tenere sotto controllo. E allora a questo punto il Pescara che cosa ha fatto? Ha attivato i contatti con la Juve Stabia per il prestito di Riccardo Tonin, non esattamente la stessa cosa, è una prima punta, tanta generosità, tanta corsa, è un 2001 cresciuto nel Milan, lo scorso anno ha militato nel Foggia, soltanto 5 gol, non è un vero e proprio cecchino sotto porta. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece diciamo le operazioni in uscita, c'è la quasi ufficialità, perché comunque è fatta, c'è l'accordo con Lumezzane per il trasferimento in prestito di Mario Piga, classe 2002, era arrivato in estate, era stata diciamo così un'intuizione di De Licari, l'aveva preso dal Casalnuovo, squadra di Serie D, quindi andrà a fare esperienza in prestito a Lumezzane. Ieri abbiamo dato la notizia, anticipando i tempi, di Tommasini, o meglio di Sasanelli, in prestito alla Lucchese. Bisogna anche trovare un'alternativa a Pierozzi, che in questo momento è infortunato, salterà la partita con la Torres, il debutto in programma domenica alle 20:45 all'Adriatico Giovanni Cornacchia. E si torna a parlare, Luca, di Alessandro Mattioli, non una novità, era stato già accostato lo scorso anno al club biancazzurro, un classe 98 che lo scorso anno ha militato nella Vispesaro, anche 2 anni di Serie B con il Cittadella, cresciuto nell'Inter, ha vinto uno scudetto primavera con Vecchi in panchina nel 2017, in quella squadra c'era anche Di Gregorio, attuale portiere della Juventus, questa è un po' la curiosità, quindi bisogna comunque prendere un'alternativa a Pierozzi. Per quanto riguarda le altre operazioni, è saltato il trasferimento di D'Agasso al Venezia, però rimane in piedi l'accordo col club lagunare, ricordiamo il DS e pescarese Filippo Agomeri Antonelli per Plizzari. Plizzari dovrebbe, usiamo sempre il condizionale, essere preso dal Venezia, ma resterà, o resterebbe in prestito al Pescara, anzi se la trattativa andrà in porto andrà proprio così, cioè praticamente Plizzari viene preso oggi dal Venezia ma resterà in prestito per un anno al Pescara. C'è anche una notizia che riguarda Simone Castigliani, ieri l'abbiamo scritta sul nostro sito www.rete8.it, una punta del 2003 cresciuta nella Lazio, ha avuto dei seri problemi al ginocchio, ex Carrarese e Vispesaro, è stato contrattualizzato dal club biancazzurro, però chiaramente deve recuperare la migliore condizione. Per quanto riguarda invece il Pineto, Marcello Di Giuseppe sta stringendo per l'accordo con Jacopo Dezzi, ne abbiamo parlato anche ieri,
ieri, non ha bisogno di presentazioni questo ragazzo, è un 92, 32 anni, 200 presenze in Serie B, ha anche giocato in Serie A con il Parma, nelle ultime tre stagioni ha militato in C nel Padova e diciamo che il Pineto è vicinissimo alla conclusione di questa operazione. In uscita c'è sempre Gambale che potrebbe finire al Sorrento o al Giuliano e poi anche altri ragazzi che potrebbero partire da Pineto, per esempio Iaccherino. Sembrava che ci fosse una trattativa con il Chieti, però questa trattativa, almeno da quello che ci ha detto di Giuseppe, non si concretizzerà. Foglia potrebbe anche operare per la risoluzione del rapporto. Queste sono un po' le ultime notizie di Pescara e Pineto, però è chiaro che le ore sono caldissime. Sono caldissime, ovviamente di più ne sapremo questa sera a partire dalle 23:30 nello speciale mercato da te condotto. Grazie Massimo.